E buon salve people, bentornati sul mio canale, io sono sempre il vostro Roowalker di fiducia. Oggi torniamo a parlare del mio amatissimo Diablo 4. Sì, perché la Season 1 è stata abbondantemente criticata, giustamente, perché c'erano più di un paio di cosette non proprio al posto giusto, per usare un eufemismo, mentre la Season 2 promette tutt'altra roba. Sì, perché hanno rilasciato una patch note molto corposa, ricchissima di informazioni, dettagli particolarmente succulenti, che sembra davvero sconvolgere Diablo così come l'abbiamo conosciuto fino alla stagione 1, alla stagione degli abbietti, quindi lasciando presagire che questa stagione del sangue sarà una vera e propria rinascita in termini anche di feedback raccolto dalla community e implementazione in gioco appunto di questi suggerimenti. Adesso vi faccio una bella carrellatona di tutte le modifiche che sono state fatte con il mio commentino personale e poi ci vediamo alla fine del video per trarre le conclusioni, almeno al netto di quello che c'è scritto sulla patch note. Poi nell'implementazione in game si vedrà dal 17 ottobre, quando ci metteremo le nostre manazze sopra. Prima di passare ai dettagli del video, iscrizione, like e campanellina per non perdervi nessuno dei miei contenuti, passate sul mio sito roowalker.it e detto questo non indugiamo oltre, let's go! Vediamo punto per punto un bel recapone di cosa ci attende nella Season 2 di Diablo 4. È stata aumentata l'efficacia dei bonus all'esperienza per Elisir e benedizioni stagionali. Molto bene, il grinding almeno sarà un pelino più leggero. I sigilli dell'incubo ora teletrasporteranno direttamente dentro il dungeon e non fuori dal dungeon, dove poi dovremo entrare noi manualmente. Hanno tolto un loading screen, in pratica. Ridotto il backtracking dentro i dungeon, che ora avranno una distribuzione degli obiettivi più omogenea. E questa è una cosa molto buona, perché in alcuni dungeon il backtracking, cioè tornare sui nostri passi per attivare la leva, il meccanismo, prendere la chiave eccetera eccetera, quando era un dungeon solo non era un problema, quando invece ne fai 20 nel giro di un paio d'ore forse il problema è un po' più percepibile. Aumentate i punti esperienza ottenuti per i glifi di eccellenza alla fine dei dungeon da incubo e aumentata densità dei mostri negli eventi all'interno dei dungeon, così come la resistenza degli NPC da difendere all'interno di questi eventi. Un piccolo accorgimento ma assolutamente vitale, così come quello dei glifi di eccellenza, dove il grinding per portarli a dei livelli consistenti era particolarmente noioso. Le gemme ora non verranno più droppate, ma al loro posto verrà droppata una risorsa che non occuperà lo spazio all'interno dell'inventario, e questa risorsa potrà essere portata da un gioielliere per essere trasformata in gemme. Ridotti i costi conseguenziali degli incantamenti, dove effettivamente si raggiungevano delle cifre anche abbastanza consistenti e costringevano le persone a farmare gold solo per potenziare un determinato oggetto. A livello di difficoltà del mondo 3 e 4 ora saranno droppati rispettivamente solo oggetti sacri e oggetti ancestrali, e per compensare la perdita del drop di oggetti normali, magici e rari verranno rilasciate delle materie prime corrispondenti, e inoltre è stato anche aumentato il drop rate dell'oro. Finalmente sta cosa è stata implementata, perché durante le sessioni pesantissime di farming spesso e volentieri si doveva ritornare in città, shardare tutto e poi ritornare all'interno del dungeon, oppure si lasciavano lì un sacco di materiali che poi servivano nelle fasi di potenziamento. Quindi, oh, finalmente! Ora l'intera fama guadagnata in ciascuna delle regioni persisterà di stagione in stagione. E questa cosa ottima, perché effettivamente all'inizio di ogni stagione mi pigliava male dover rigrindare tutto, a prescindere dagli altari di Lilith, in termini di eventi, quest e cose fatte. Migliorata l'esperienza a cavallo, che ora non dovrebbe più incastrarsi in ogni ramoscello. Aumentata la velocità base del 15% e del 40% quando è in fase di scatto. E infine anche ridotti i cooldown delle abilità mentre si è sulla cavalcatura. Sono stati aggiunti diversi forzieri in tutte le capitali e anche nei piccoli borghi, che sono dotati di un crocevia. Molto bene, perché ogni tanto andare a depositare per forza all'interno di alcune capitali era davvero noiosetto, quindi un'ottima aggiunta alla quality of life. Inoltre migliorato l'ordinamento degli oggetti all'interno dei forzieri e aggiunti i filtri di ricerca, perché quando si doveva cercare un oggetto specifico da cui estrarre un determinato potere era un bagno di sangue. Ripensata infine la progressione dell'itemizzazione, dove ora mostri di livelli più elevato dropperanno oggetti con item power più elevato.
Oh, finalmente, perché davvero nei dungeon ancestrali grindare mostri su mostri e vedere droppare delle schifezze era quantomeno svilente. Sono stati aggiunti 5 nuovi boss, ognuno dei quali avrà delle loot table particolari per degli unici, e Duriel, ad esempio, avrà anche degli uber unici nella loot table. Oh, bene, un po' d'amore per Duriel, poverello. Le resistenze elementali sono state completamente rilavorate e funzioneranno circa come funzionavano su Diablo 2, quindi verranno aggiunte man mano fino a raggiungere un limite massimo, il cap delle resistenze, al massimo al 70%, poi modificabile con altre cose, comunque già benissimo così. Benissimo, adesso le mie considerazioni personali. La domanda numero uno che ci facciamo tutti noi fan di Diablo è la seguente: perché non hanno fatto queste modifiche nella Season 1? Beh, qui la giustificazione c'è, a dir la verità, perché il team di Blizzard lavora con due team che sviluppano, uno la stagione immediatamente successiva e uno la stagione successiva a questa. Quindi una volta finito di sviluppare il gioco, la Season 1 era praticamente già pronta e quindi molto probabilmente tutti questi feedback che sono stati ricevuti a tonnellate dalla community non potevano essere implementate nella Season 1 perché era già fatta sostanzialmente. Quindi nella seconda stagione sono state implementate tutta una serie di modifiche. Sebbene il tema stagionale del sangue, tutto basato su vampiri e quant'altro, che avevamo già visto tra l'altro in Diablo Immortal, essere inseriti in Diablo Immortal con la classe del Cavaliere del Sangue, quindi non proprio una novità per quanto riguarda Diablo, visto che era già stato inserito, le aggiunte a livello di gameplay sono pesantissime e vanno effettivamente a modificare l'esperienza di gioco che potremo avere all'interno della Season 2, rendendolo effettivamente meno macchinoso, meno meccanico, meno cervellotico, abbattendo tantissimi tempi morti fra teletrasporto fuori dalla città, vai, sharda tutto, vai alla Torre delle Curiosità, dagli gli oboli, vai all'occultista, potenza all'oggetto solo in determinate location specifiche, e c'ho l'inventario pieno e quindi devo tornare apposta, e devo salvare degli oggetti particolari quindi devo andare in una capitale apposta. Ecco, tutta questa serie di implementazioni richiestissime dalla community sono finalmente state inserite e promettono una fruizione completamente diversa, molto più fluida, molto più veloce, molto più immediata, che è di vitale importanza all'interno di un hack and slash come Diablo, dove la velocità è parte della routine ottimale all'interno del grinding con il proprio personaggio. Quando un personaggio è particolarmente lento, sbilanciato, fa fatica a progredire, il grinding diventa ancora più noioso. Se poi ci si mette il gameplay stesso, quindi la struttura di come è stato congegnato il gioco, davvero risulta una palla al piede, ed è l'esatto motivo per cui in molti all'inizio della Season 1, me compreso, hanno scelto di dedicare il tempo altrove, perché effettivamente era richiesta una mole di ore inenarrabile per portare a termine un grinding efficace. Speriamo che con tutte le novità che sono state implementate, Diablo 4 riceva un'ulteriore spinta in avanti e che quindi sia celebrato per le potenzialità che ha e non il gioco morto come tanti hanno sostenuto. Diablo 4 è ancora vivo e vegeto, sicuramente si può fare di meglio, speriamo che questa sia la volta buona per riportarlo in auge, e quindi non vedo l'ora di ributtarmici a capofitto, come se già il backlog non fosse chilometrico. Comunque aspetto il vostro parere qui sotto nei commenti, ditemi cosa ne pensate della patch, ditemi se tornerete su Diablo, e non mi resta altro che augurarvi, come sempre, buon divertimento gamers, e alla prossima!